comitato organizzatore di Festival Letteratura ringraziamo lo sponsor Eracom per aver contribuito alla realizzazione di questo evento e diamo il benvenuto a Stefano Benni. Ricordiamo che il nostro ospite al termine dell'evento sarà disponibile per gli autografi in piazza Santa Barbara alla vostra destra e vi preghiamo di spegnere i telefoni cellulare o silenziarli. Grazie. Scusa. Tanto che vedono tutti, no? Grazie di essere qui in tanti, ma mi viene un dubbio, ma poi i libri li comprate? Siete più di 1000 se uno su due compra un mio libro e l'altra metà compra un altro libro e uno compra un libro di Paolo Coelho, direi che siamo a posto, siamo tutti contenti. Allora, io vi leggerò alcune riflessioni sulla letteratura, appunto, se qualcuno non lo sa, mi hanno chiesto un titolo, hanno detto ma avremo un titolo originale, io ho dato questo titolo, se qualcuno mi chiede ancora cosa serve la letteratura lo ammazzo, perché è una domanda che ancora i giornalisti mi fanno, l'ultima volta ho proprio detto la letteratura non serve a niente, arrivederci, l'intervista è finita, no, insomma, ognuno si affanna. E quindi sono riflessioni mie e di scrittori molto più bravi di me, che ahimè esistono. Comincio così, vi pongo una questione. Su tutti i giornali e schermi da anni si sostiene che la letteratura italiana è morta e non esistono più bei libri. Problema. Ci sono in Italia almeno 150 medi e grossi premi letterari. In ognuno di essi si sceglie una cinquina di libri. Ognuno di essi è presentato, sponsorizzato da 3-4 scrittori, critici, intellettuali che sostengono, giurano che quel libro è bellissimo, un capolavoro, una boccata di ossigeno per la letteratura, meritevole del premio e della stima generale. Quindi ogni anno esistono 5 per 150, totale 750 capolavori e circa 3000 scrittori, critici, intellettuali convinti di riconoscere e consigliare capolavori. Sono gli stessi che subito dopo tornano, tutti e 3000, a dire che la letteratura italiana è morta. Domanda, qualcuno fa il furbo? 2. Quelli che dicono che gli italiani non leggono libri, ma in realtà intendono i loro libri. 3. Quelli che danno i voti ai libri, ma i libri non si sono mai sognati di andare a scuola da loro. 4. Quelli che come mai nei suoi ultimi libri rispetto a 50 anni fa c'è più malinconia. Poi ho altre di queste cosine, però vi leggo una bella definizione di letteratura di Giorgio Agamben. Nell'anno 529 l'imperatore Giustiniano, istigato da fanatici consiglieri del partito antiellenico, decretò con un editto la chiusura della scuola filosofica di Atene. Toccò così a Damascio, scolarca in carica, di essere l'ultimo dialogo della filosofia pagana. Egli aveva cercato, attraverso funzionari di corte che gli avevano promesso la loro benevolenza, di scongiurare quell'evento, ma aveva ottenuto soltanto che gli venisse offerto uno stipendio di sovrintendente in una biblioteca di provincia. Ora, temendo probabili persecuzioni, lo scolarca e 6 dei suoi collaboratori più stretti caricarono libri e masserizie su un carro e cercarono rifugio alla corte dei re dei persiani.
I barbari avrebbero salvato quella purissima tradizione ellenica che i greci, o piuttosto i romani, come ora si chiamavano, non erano più degni di custodire. Il dialogo non era più giovane, erano lontani i tempi in cui aveva creduto di potersi occupare di storie meravigliose e di apparizioni di anime. Chiuso nella sua casa, nella parte settentrionale della città, si decise di consacrare gli ultimi anni della sua vita alla redazione di un'opera che avrebbe intitolato Aporie e soluzioni intorno ai principi primi. Sapeva perfettamente che la questione che intendeva affrontare non era una questione filosofica tra le altre. Non aveva scritto Platone stesso, in una lettera che perfino i cristiani consideravano importante, in verità senza capirla, che proprio la domanda intorno al primo è la causa di tutti i mali, ma aveva aggiunto la pena che quella domanda causa nell'anima è come la doglia del parto e finché non si sgrava l'anima non potrà mai trovare la verità. È tradizione che Damascio lavorasse la sua opera per 300 giorni e per altrettante notti, cioè esattamente per tutta la durata del suo esilio a Ctesifonte. A volte si interrompeva per giorni, settimane, in quei momenti gli appariva come attraverso una nebbia la vanità della sua impresa. Fu così che una notte, mentre scriveva, gli sgorgò a un tratto nella mente l'immagine che, così gli pareva, l'avrebbe guidato fino alla fine dell'opera. Non era però un'immagine, ma qualcosa come il luogo perfettamente vuoto nel quale soltanto immagine, fiato, parola, potevano eventualmente avvenire. Non era nemmeno un luogo, ma per così dire il sito del luogo, una superficie, un'area assolutamente liscia e piana in cui nessun punto poteva essere distinto da un altro. Pensò all'aia di pietra bianca nella fattoria dove era nato, alle porte di Damasco, e dove a sera i contadini battevano il grano per separarlo dalla pura. Non era quel che cercava proprio come l'aia, essa stessa impensabile e indicibile, su cui i ventilabri del pensiero e del linguaggio sceveravano il seme e la paglia di ogni essere. Damascio alzò per un istante la mano e guardò la tavoletta su cui andava corsivamente annotando i suoi pensieri e improvvisamente si ricordò del passo del libro sull'anima, dove il filosofo paragona l'intelletto in potenza a una tavoletta su cui non è scritto nulla. Come non averci pensato prima? Era questo che giorno dopo giorno aveva cercato di afferrare, era questo che senza sosta aveva inseguito, al breve lampo di quella luna indiscernibile, accecante. Il limite ultimo che il pensiero può raggiungere non è un essere, non è un luogo o una cosa, per quanto sgombra di ogni qualità, ma la propria assoluta potenza, la pura potenza della rappresentazione stessa. La tavoletta per scrivere. Quel che aveva finora creduto di pensare come l'uno, come l'altro del pensiero, era invece soltanto la potenza del pensiero. E tutto il lungo volume che la mano dello scriba aveva gremito di caratteri non era che il tentativo di rappresentare quella tavola perfettamente rasa su cui nulla è stato ancora scritto. Per questo non riusciva a portare a compimento la sua opera. Ciò che non poteva cessare di scriversi era l'immagine di ciò che mai cessava di non scriversi e nell'uno si specchiava l'altro, inafferrabile. Ma tutto era finalmente chiaro. Poteva ora spezzare la tavoletta, cessare di scrivere o piuttosto cominciare veramente. Credeva ora di comprendere il senso della massima secondo lui conoscendo la sua inconoscibilità. Non conosciamo qualcosa di lui, ma qualcosa di noi. Ciò che non può mai essere primo gli lasciava avvenire, dileguando, il barlume di un inizio e della letteratura, forse. Questa che è molto seria l'ho messa all'inizio così resistetemi. 5, sempre per le serie domande terribili. Quelli che l'autore bolognese. Allora, ho passato l'infanzia sull'Appennino, abito a Roma, non vivo a Bologna da anni, informatevi per favore. 6.
quelli che parlano bene solo dei libri da cui non si sentono giudicati. 7. Quelli che Paolo Coelho. 8. Quelli che non hanno mai letto Paolo Coelho. 9. Quelli che non crede che si dovrebbe fare più nella scuola per incoraggiare la lettura. Sì, ma lo sapete quanti bravi insegnanti ci provano ogni giorno? 10 anni. Certi personaggi sono diventati in qualche modo collettivamente veri perché la comunità ha fatto su di essi, nel corso dei secoli o degli anni, degli investimenti passionali. Noi facciamo investimenti passionali individuali su tante fantasie che possiamo elaborare a occhi aperti o nel dormiveglia. Noi possiamo realmente commuoverci pensando alla morte di una persona che amiamo, o risentire reazioni fisiche immaginandoci mentre abbiamo con esso un rapporto erotico, e parimenti, per processi di identificazione o di proiezione, possiamo commuoverci sulla sorte di Emma Bovary, o, come è avvenuto alcune generazioni, essere trascinati al suicidio dalle sventure di Werther o di Jacopo Ortis. Ma quando qualcuno ci chiedesse se veramente la persona di cui abbiamo immaginato la morte è morta, risponderemo di no, che si è trattato di una nostra privatissima fantasia. Invece, quando ci si chiede se veramente Werther si è ucciso, rispondiamo di sì, e la fantasia di cui parliamo non è più privata, è una realtà culturale su cui l'intera comunità dei lettori conviene. Tanto che giudicheremo folle chi si uccidesse solo perché ha immaginato, ben sapendo che si trattava di un parto della sua immaginazione, che la sua amata è morta, mentre cerchiamo di giustificare in qualche modo chi si sia ucciso per il suicidio di Werther, pur sapendo che si trattava di un personaggio. Dovremmo ben trovare uno spazio dell'universo dove questi personaggi vivono e determinano i nostri comportamenti, così che li eleggiamo modello di vita nostra e altrui. E ci comprendiamo benissimo quando diciamo che qualcuno ha il complesso di Edipo, un appetito gargantuesco, un comportamento don chisciottesco, la gelosia di un Otello, un dubbio amletico, è un Don Giovanni inguaribile, è una perpetua. E questo in letteratura non accade solo coi personaggi, ma anche con le situazioni e gli oggetti, perché le donne che vanno e vengono per la stanza parlando di Michelangelo, i cocci aguzzi di bottiglia infissi nella muraglia del Sole che abbaglia, le buone cose di pessimo gusto, la paura che ci viene mostrata in un pugno di polvere, la siepe, le chiare, fresche, dolci acque, il fiero pasto, diventano metafore ossessive, pronte a ripeterci ogni istante chi siamo, cosa vogliamo, dove andiamo, oppure ciò che non siamo e ciò che non vogliamo. Queste entità della letteratura sono tra noi. Non erano lì dall'eternità, come forse le radici quadrate e il teorema di Pitagora, ma ormai, dopo che sono state create dalla letteratura e nutrite dai nostri investimenti passionali, esse ci sono e con esse dobbiamo fare i conti. Diciamo pure, per evitare discussioni ontologiche o metafisiche, che esse esistono come abiti culturali e disposizioni sociali. Ma anche il tabù universale dell'incesto è un abito culturale, un'idea, una disposizione. Eppure ha avuto la forza di muovere i destini delle società umane. Quelli come il sindaco di San Vero Minis, eccetera, che con la cultura non si mangia, poi fanno le manifestazioni culturali, fanno un sacco di soldi con i ristoranti e gli alberghi, e allora capisci che con la cultura non si mangia è riferito agli altri. 11. Comunque senza cultura non si vive, quindi non si mangia, e ogni popolo della terra da secoli impara a raccontare le storie che vede e a cucinare quello che ha. Se ci sono dei bambini, chiudano le orecchie. Quelli che un pompino da una testa bozzata scritto da un americano è originale e provocatorio, scritto da un italiano è trash, scritto da un francese
scritto da un francese è simbolico, da un giapponese è estetismo, e comunque spesso non capiscono niente né di letteratura né di pompini. Quelli che se lei naufragasse su un'isola che libro porterebbe? E se rispondete preferirei una canna da pesca, non capiscono. 14, si scrive per liberarsi di un libro, Nabokov, e questo pezzo è di Nabokov. Ogni scrittore serio, a mio parere, sente questo, quel suo libro pubblicato, come una presenza assidua e confortante. La spia luminosa di quel libro brilla senza interruzione in cantina e basta sfiorare il proprio termostato privato per scatenare istantaneamente una piccola, silenziosa esplosione di familiare tepore. Questa presenza, questo bagliore del libro in una lontananza sempre accessibile, è di grande compagnia. E quanto più il libro si è conformato alla sagoma e al colore prefigurati, tanto più ampia e costante ne è la luce. Dopo che l'Olympia Press pubblicò il libro a Parigi, un critico americano avanzò l'ipotesi che Lolita fosse il resoconto della mia storia d'amore con la letteratura romantica. Questa elegante formula diventerebbe più esatta se si sostituisse a letteratura romantica le parole lingua inglese. Ma ora sento che la mia voce sta raggiungendo toni veramente troppo striduli. Nessuno dei miei amici americani ha letto i miei libri russi e così ogni elogio basato su quelli inglesi non può che essere sfocato. La mia tragedia privata, che non può e non deve riguardare nessun altro, è che ho dovuto abbandonare il mio idioma naturale, la mia lingua russa, così ricca, così libera, così infinitamente docile, per una marca di inglese di seconda qualità, priva di tutti quegli apparati, lo specchio ingannatore, il fondale di velluto nero, le tacite associazioni e tradizioni che l'illusionista indigeno con le code dei frac svolazzanti può magicamente usare per trascendere a suo modo il retaggio dei padri. Quindici. Quando si legge un libro, si dovrebbe essere in una situazione di avventura, di esplorazione, di sorpresa. Chi inizia un libro cercando qualcosa che conosce già è come uno che va a cercare le lasagne della mamma in Indonesia. 16. Il lamento dell'editore. Accidenti, i titoli sui vampiri non vanno più, i noir ce ne sono già troppi. I porno soft sono durati un anno solo, le ricette di cucina stanno stancando. Cosa potremmo mai inventare? Dei veri libri. Cazzo che idea! Ma dove li troviamo? 17. Linneo dice, Dracone somnes reliquia autorum fabulosi sunt. Tutti gli altri draghi descritti dagli autori precedenti sono favolosi. E io voglio scrivere come se il mio drago fosse il primo della letteratura. 18. Questa è di un autore che amo molto, che sono io. Il disprezzo e la differenza. Il disprezzo non costa molto, bastano poche parole prese nel frettoloso rimario dell'attuale. Non va confermato con esempi, non occorre che chi disprezza dimostri di essere meglio del disprezzato. Il disprezzo separa in un attimo e quando finisce il disprezzo spesso comincia l'ipocrisia. Si dimentica ciò che si è detto, possiamo andare a braccetto con gli ex disprezzati e disprezzarne di nuovi. Il disprezzo non conosce perdono o sfida, ma solo la sua esibizione. Basta a se stesso, si assolve. La differenza è dolorosa, comporta una riflessione su sé e sul mondo, va seguita da gesti.
Devo dimostrare con l'esempio in cosa sono differente dall'altro. E attraverso questa rottura dell'indistinto, attraverso un cammino spesso lungo e tormentato, la differenza può portare alla vicinanza. Non cancella ciò che è stato, lo rende vero e fa nascere un vero rispetto o una leale battaglia. La differenza fa nascere il desiderio di conoscere, affronta il pregiudizio, talvolta ci confonde e non ci perdona, ma spesso ci rende migliori. Il disprezzo ha paura dell'ironia, la differenza non può farne a meno. Il disprezzo è una merce che puoi comprare da altri, la differenza è un sentimento che dobbiamo affrontare da soli. Dietro il disprezzo ci si nasconde, in nome della differenza si può morire. Spesso disprezzo e differenza si uniscono in modo che sembra inestricabile, ma se abbiamo coraggio possiamo distinguerli. Non avremo pace, ma inquietudine. Non verità che svaniscono in un attimo, ma la libertà di cercarle ogni giorno. La politica e i media sono sempre più il regno del disprezzo. La vera letteratura è per me il regno della differenza. Quelli che dicono che gli italiani non leggono i libri, ma in realtà intendono i loro libri, questo ci credo molto. 18. Dunque, se qualcuno ha detto che la letteratura non è altro che l'intonazione diversa di alcune metafore, forse parlare e raccontare non è che ripetere in una legna interminabile ciò che abbiamo pronunciato una volta per tutte e nella sua spoglia verità ci ha atterrito. Eppure abbiamo bisogno di parole che ci guidino nel buio, che ci consolino, che ci illuminano. E ogni volta le scagliamo a terra, ma da terra le raccogliamo, pronti a seguirle in nebbie e abissi, a perdere la strada. E credere alle parole è tre volte difficile, in primo luogo quando le pronunciamo, perché ci sembrano troppo pesanti o troppo leggere. In secondo luogo quando le riceviamo, perché dobbiamo decidere se ascoltarle o respingerle. In ultimo luogo, quando le ricordiamo, perché non sappiamo più se le abbiamo davvero ascoltate, o le abbiamo inventate, o se qualcuno le ha pronunciate. E chi era quel qualcuno? E chiudo con una poesia di Borges, giugno 1968, da Elogio dell'Ombra. Nel meriggio dorato, o in una serenità, di cui il simbolo potrebbe essere il meriggio dorato, l'uomo dispone i libri negli scaffali che attendono e sente la pergamena, la pelle, la tela e il piacere che dà immaginare un'abitudine e istituire un ordine. Stevenson e l'altro scozzese, Andrew Lang, riprenderanno qui per virtù magica la lenta discussione che interruppero gli oceani e la morte. E a Reyes certo non dispiacerà stare accanto a Virgilio. Ordinare una biblioteca e esercitare, in silenzio e modestia, l'arte del critico. L'uomo, che è cieco, sa che non potrà più decifrare i bei volumi che tocca e che non gli daranno aiuto a scrivere il libro che gli giustifichi agli altri. Ma nel meriggio, che forse è dorato, sorride del suo bizzarro destino e sente la felicità che è propria delle vecchie cose che si amano. Io ho finito, non ho voglia di parlare di Pantera, quindi aiutatemi. E ho detto, come dire, ho cercato di evocare un po' attraverso brani di scrittori che amo molto una risposta non sbrigativa a questa domanda terribile, forse necessaria, che ritorna ogni volta: a cosa serve la letteratura? Però adesso mi piacerebbe
discuterne un po' con voi. Abbiamo mezz'ora, c'è già una domanda incredibile. Non so com'è, se sono le vallette, ci sono... E se no, portare la voce. Avete riconosciuto i testi? I testi erano Nabokov, Eco, sì. Borges. Eco, lo dico perché sono libri importantissimi sulla letteratura, Borges era L'Elogio dell'Ombra, Nabokov era La Postfazione a Lolita, e Agamben è un libro che non ricordo, scritto nella sua lingua originale, l'etrusco, perché è un autore veramente difficile, però ricordo l'editore, che è un piccolo, bravissimo editore, che è Quod Libet, e sono saggi appunto sulla lingua. Giorgio Agamben o Agamben. Due domande, spero. No, una sola. Una sola. Vabbè, mi limito a una. No, scherzo. Mi è capitato in passato di lavorare con un suo collega e aver visto ricevere se da lui... Sono, se ci sono delle perfidie, forse... No, no, non è una perfidia, no, assolutamente, non lo farei mai. E vedere arrivare tonnellate di manoscritti, richieste di lettura, la prego legga, anche con un tono diverso negli anni. All'inizio molto timido, qualche anno fa, ho scritto due righe, magari se vuole vederle mi farebbe piacere, però le tengo per me, fino al le mando il mio manoscritto, se conosce le persone a cui mandarlo nelle prime tre case editrici italiane mi farebbe una cortesia, perché sicuramente il mio è il libro con le maiuscole. Volevo sapere quali sono le sue risposte ai suoi aspiranti colleghi. Le faccio lo stesso la seconda domanda, poi vede lei se è un purista della carta o se è passato o disprezza in qualche modo leggere su queste cose qui. Rispondo alla seconda perché è più facile. Allora, io ho già detto che a me non interessa il supporto dove mi leggono. Io personalmente ho letto questa poesia di Borges proprio perché la biblioteca è per me un luogo mitico ed è diversa da una videoteca, e quindi per me la carta, l'odore, cioè, è legata alla mia infanzia di lettore, preferisco i libri di carta. Però io dico sempre, anzitutto che è inutile dare un giudizio adesso quando dicono l'iPad sostituirà... Le invenzioni si giudicano dopo 50 anni. Chi avrebbe detto 50 anni fa che la televisione sarebbe diventata quel mostro che è diventato? Quindi vediamo tra 50 anni cosa succede. E poi io dico sempre, se io vedessi la gente girare per strada con Dostoevsky sull'iPad e prendere dei lampioni e scontrarsi, anche tu Fiodor, io sarei felice. Per adesso, quando vado in treno, vado dietro con Speranza e vedo dei signori serissimi che giocano a strozza la scimmia, a palla. E allora... Non vuoi disfruttarla. Per dire che io non ho niente in contrario al fatto che i miei libri vadano su un supporto, però non ho il mito che questa sia la lettura del futuro, per un semplice fatto che per il momento non abbiamo lettori in più, ma sta facendo più soldi la Apple. Questa è la verità. Poi tra un po', però se questo facesse leggere di più la gente, io sarei assolutamente contento. La prima, allora, anzitutto grazie a Dio, la letteratura è il legno della varietà, è il legno, è il legno, il regno della varietà, quindi ovvio che sono tutti diversi, gli aspiranti scrittori. Io faccio sempre una distinzione quando faccio questi piccoli seminari sui reading, cerco di far capire alla gente che scrivere è una cosa e pubblicare un'altra, e che scrivere ha una grande dignità, anche se non pubblichi, cioè... Che se uno scrive qualcosa che è suo, che tiene con sé, aspetta parecchi anni e la fa leggere agli amici, quella è la sua scrittura. Non è che il fatto di pubblicarla la renda diversa e nobile, no?
A volte anzi la pubblica e non succede niente, quindi non confondere le due cose. Io scrivo, però se non pubblico la mia scrittura non vale niente. Non è vero. C'è l'esempio anche di tanti grandi scrittori che si sono tenuti i loro libri a te per tanti anni, addirittura li hanno distrutti. C'è stato un periodo nella letteratura, nella editoria italiana, 15 anni fa, in cui le cose andavano bene, e allora chiunque scriveva diceva, beh, adesso pubblico. Adesso i tempi sono cambiati, c'è un momento di difficoltà, io non la chiamo crisi, non, la crisi sono cose più profonde. E allora è ovvio che adesso chi comincia a scrivere ha più problemi, per due motivi. Uno, perché metà dei libri sono di non scrittori, ma di personaggi di altri settori, televisione, cinema, che fanno libri, qualcuno bello, molti di merda, però ce n'è anche qualcuno decente, e occupano metà del mercato. E la colpa non è loro, la colpa è degli editori, perché se l'editore accetta un libro scritto da un personaggio televisivo, il personaggio televisivo ha tutto il diritto di dire, boh, faccio anche un libro. Ecco, quindi. E sul fatto dell'arrivare alle case editrici ci sono tante, come dire, illusioni diverse, e una di queste è che esista qualcuno, qualche scrittore che può imporre un libro a un editore. Questo è molto difficile. Quindi io rispondo così. Normalmente, se la lettera è simpatica, faccio leggere il libro alla mia assistente, che è qui. Se proprio è molto simpatica, leggo, e 4-5 volte questo mi ha portato a presentare libri alla Feltrinelli o alla Sellerio. Se la lettera è molto spocchiosa, ovviamente, dico, insomma, visto che è così bravo non avrà problemi a trovare un editore. Se è di quelle proprio disperate, perché ci sono di quelle che dicono, io l'ho mandato a 242 editori, ho aspettato tutta notte davanti alle Einaudi e poi ho capito che l'Einaudi era chiusa, si era spostata in un'altra città, quindi sono stato davanti a una banca. Mia mamma dice che il libro più bello, questo è quello che diceva qua, non ha mai letto niente di così bello. Allora io cerco di fargli ragionare sul fatto che se è una vera passione quella lì, è una passione che avrà bisogno di molto tempo e molta pazienza, non ci saranno soluzioni miracolose, che provi, che tenti e ritenti, ma non ci sono scorciatoie, specialmente in questo momento. Quindi se è una vera passione, che insista, che si sieda davanti alle Einaudi, che vada lì con la mamma a braccetto, insomma. Però normalmente se una lettera proprio non è molto aggressiva, molto io rispondo, faccio rispondere facendo queste piccole considerazioni. Non prometto di leggere, perché sarebbe fasullo, non ho tempo, però in questo modo qualche volta leggo. E in questo modo magari 5-6 libri negli ultimi anni li ho presentati alla Feltrinelli e 3-4 sono stati pubblicati. Però ogni situazione appunto è diversa, ogni lettera è diversa, alcune sono molto simpatiche, altre sono disperate, altre sono appunto sono un po' maleducate, ecco, per dire, lei che scrive pensa solo ai suoi libri? No, sono, c'ho già dei problemi. E poi c'è un problema, c'è un libro che io sono riuscito a leggere di un simpatico professore siciliano di 2200 pagine. Allora io ho detto, professore, non dico, posso dirlo, insomma, facciamo così, quando vengo a Palermo ne parliamo, l'ho conosciuto e gli ho spiegato che se lo riduceva a 1000 forse, niente, so che ultimamente ha riprovato a proporlo a Sellerio, è una cassetta di frutta così, dove c'è tutta la sua vita, scritto bene perché è un professore, però insomma le prime 12 pagine sono sui fichi d'India, quindi ho usato due cose di quindi ci sono anche delle cose. È assolutamente possibile, io lo tengo presente come un pericolo, che uno mi invii l'Ulisse e io non me ne accorga, io ho un rischio.
certo. È successo al Gattopardo, insomma, no? Alberto? Dove sei, Alberto? È stato rifiutato da quanti editori? Molti. Ma uno soprattutto, sì. E quindi c'è anche quella. Però, insomma, voi scrivetemi, io vi risponderò. Però non vi risponderò, lo leggo e lo presento a un editore, perché sarei ipocrita, insomma. Scrivete, rompete le scatole direttamente agli editori, che qualche volta leggono, qualche volta no, e tenete presente che c'è una risposta che dice il suo libro non è male, ma non rientra nei nostri programmi di pubblicazione. Vuole dire che non l'hanno letto. Però non ce la fanno, insomma. Anche se, insomma, come dice Alberto, quando un editore dice uffa, uffa, ma tutti i giorni arrivano manoscritti, dico, dovrebbe arrivare dei prosciutti? Fai l'editore e ti arrivano i manoscritti, questi grafomani. Beh, gli scrittori sono dei grafomani che poi trovano qualcuno che li legge. C'è un'altra domanda? Mi scusi, io cerco di appassionare c'è ragazzi. C'è un ventriloquo che ha fatto la parola alla signora. Siete d'accordo? Praticamente i suoi racconti mi mettono in crisi, perché bene. In classe io dico ai ragazzi non si dicono le parolacce e poi leggo i racconti di Stefano Berni e regolarmente succede che mi dicono ah prof, ma anche lei dice le parolacce, va bene però... Quanti anni hanno i suoi scolari? Di solito sono quelli di prima superiore, 15 anni. E dicono accidempoli e per Mirindino? Allora mi consiglio di usare un linguaggio un pochettino più sboccato in classe e credo che il preside se la prenderebbe con me. Ma la parolaccia è brutta quando è inutile, cioè quando uno la mette tanto per metterla, e io la metto soprattutto in televisione, in teatro, ma spesso tu puoi esprimere un concetto solo attraverso una parola gergale, attraverso una parolaccia, no? E quindi la lingua italiana è bella anche perché ha tutta una serie di cacofonie, una serie di parolacce, e quindi... voi a Malto vi insultate in un modo, i toscani insultano in un altro, i siciliani. Questa fa parte della ricchezza della lingua, non è una lingua a parte. Poi se c'è solo compiacimento, ovviamente no. La parolaccia, se è inutile, uno a dire hai messo delle parolacce tanto per farcire. Ma se la parolaccia serve, io ho fatto la parolaccia più lunga che ho inventato in un racconto si chiama Achille Ettore, dove due si insultano in emiliano e io ho inventato una parolaccia mista, che dura, credo che sia, ci vogliono sui 15 secondi. Ma perché quando due litigano in montagna, non dicono scemo, tirano fuori delle cose bellissime che coinvolgono anche per ferire, no? Tu non sei un buon contadino, no? Tu non sai fare il pane, beh, tua moglie e via. E anche le donne, insomma, in Sardegna io ho sentito una donna parlare al figlio e dirgliene per 3 minuti e poi ho detto signora mi spieghi tutto quello che gli ha detto. E quindi è la ricchezza della lingua italiana, e poi è la ricchezza del greco, le parolacce ci sono in greco, ci sono in latino, insomma. Cioè, leggiamo Marziale, leggiamo Giovenale, sono pieni, leggiamo Plauto, no? Per cui dico, però è vero, se uno ha l'impressione che la parolaccia sia appiccicata, allora no, quello è un pezzo, quello è un trucco, come in teatro quando uno spara così, cazzo, non so, si ride, ma non è così che si deve scrivere un testo teatrale. Io qualche volta ci casco. Ammetto che ogni tanto mi scappa una parolaccia, forse in più, però sono nato Violo di Monzuno, posto molto ripido dove le galline hanno il freno a mano, i
maiali hanno i cingoli e per avere l'acqua spariamo nel soffitto. Questo è il posto, la leggenda sul posto dove sono nato io. Mio nonno non diceva ci picchia.